Abbiamo visto ieri un'associazione 1-1 opzionale uomo coniugato con donna. Vediamo adesso le altre associazioni. Associazione 1 a molti. Allora, per esempio, persona risiede in comune. Presa una persona, questa risiede in quanti comuni? Ecco, attenzione, una cosa che non vi ho ancora detto, ma penso che la noterete adesso. Rispetto all'UML, le cardinalità o molteplicità si mettono al contrario, invertite. Nell'UML, 1-1 l'avremmo messo su comune, 1-N o 1 asterisco l'avremmo messo su persona. Invece qua si mettono esattamente al contrario, proprio perché si vuole complicare veramente la vita agli studenti. Si capisce con un'associazione 1-molti perché guardiamo le cardinalità massime. Abbiamo qui 1, qui n, quindi 1n, 1 a molti. Questa non c'è opzionalità, però il discorso dell'opzionalità è una semplice variante, quindi non è che cambia il significato. E qua abbiamo un esempio di associazione molti a molti. Questa è l'individuazione del tipo di associazione, è molto importante per quanto riguarda poi la derivazione dello schema logico dallo schema R, cioè lo schema logico è praticamente lo schema che rappresenta le tabelle. A seconda del tipo di associazione si applicano determinate regole di derivazione, quindi per quello che è importante individuare il tipo di associazione. Associazione molti a molti, autore ha scritto libro. Un autore scrive o ha scritto da un N libri. Sicuramente uno l'ha scritto perché se no non sarebbe un autore, e il libro è scritto, può essere scritto da uno ma anche da più autori. Quindi cardinalità massima, NN, associazione molti a molti. Quando scriviamo gli attributi possiamo indicare per questi attributi una cardinalità. Se non scriviamo niente vuol dire che per quell'attributo c'è solo un valore. Per esempio, qua abbiamo un'entità impiegato con tre attributi, nome, telefono e numero patente. Il nome sarà uno, no? Anche composto da più, potrebbe essere anche un nome composto, ma è uno il nome dell'impiegato. Quindi questo è un attributo atomico e quando con un solo valore non si sta a scrivere 1-1, non si mette proprio la cardinalità. Invece pensiamo al telefono. Un impiegato potrebbe avere nessun numero di telefono, un po' strano, ma potrebbe essere. Oppure potrebbe averne tanti. Questo quindi è un attributo multivalore, che può avere più valori, da non confondere con l'attributo composto. Se pensiamo alle strutture dati che ci sono nei linguaggi di programmazione, l'attributo multivalore può essere immaginato come un array, costituito da tanti elementi dello stesso tipo però. Tutti i numeri di telefono, tutti i voti per lo studente, quindi più valori ma dello stesso tipo. Invece l'attributo composto rappresenta proprio il concetto di record, come ossia insieme di valori che sono eventualmente anche di tipo diverso, non so, i valori che servono appunto per rappresentare un indirizzo, via, numero, capo, eccetera. Quindi nell'attributo composto non ci sono tanti valori, ce n'è uno, però questo valore è strutturato, ha una sua struttura, ha più sottocampi, diciamo. Mentre nel caso di attributo multivalore non c'è una struttura interna, c'è solo una ripetizione di tanti valori. Attributo multivalore. E poi abbiamo gli attributi opzionali, quindi se un attributo può anche non avere un valore, come in questo caso la patente, uno potrebbe anche non avere mai preso la patente, e allora si mette come cardinalità 0,1 per indicare attributo opzionale. Gli attributi possono avere un particolare valore che è il valore null. Un tipo di attributo è quindi è anche l'identificatore. Abbiamo già parlato di identificatore univoco. Gli identificatori delle occorrenze, qua si chiamano occorrenze, non istanze. Quando si hanno le classi si parla di istanze, quando si utilizza il modello R, l'entità, si parla di occorrenze.
sono tutte una terminologia diversa. Comunque le occorrenze possono essere identificate con un attributo semplice, per esempio il codice fiscale. Se prendo una persona è sicuro che il codice fiscale sarà diverso, il valore del codice fiscale per ogni persona. In questo caso ho un'identificazione con un solo attributo, semplice. Ma non è detto che sia sempre così, potrei anche avere un identificatore univoco composto. Per esempio potrei identificare una persona con cognome, nome e data di nascita. Non è una buona scelta, però è per fare un esempio. In questo caso a volte si vanno a colorare tutti i pallini dei vari attributi, ma la notazione che viene usata più spesso è questa, cioè si fa attraversare ogni attributo da un'unica linea che termina poi con un pallino pieno. Questo significa che l'identificatore univoco è costituito da cognome, nome e data di nascita. Ed ecco qua le entità deboli che fanno proprio, ci permettono di rispondere a quella domanda che ci siamo posti con l'esercizio ospedale e la numerazione dei letti univoca per reparto. Vi ricordate il problema della numerazione del letto che è univoco in ogni reparto? Cioè univoco nel senso univoco nel reparto, quindi nel reparto ogni letto ha un numero diverso, però non è detto che questo valga in tutti i reparti. Perché se tutti i numeri di letto iniziano da 1, ci sarà un letto numero 1 in ogni reparto, quindi non può essere un identificatore univoco. In casi come questi, o in casi come quello di questo esempio, dove abbiamo lo studente che ha una matricola, un cognome, che è iscritto all'università e, guardiamo l'associazione, lo studente è iscritto in una e una sola università, uno, mentre nell'università sono iscritti più studenti. Ecco, il numero di matricola dello studente non può essere un identificatore univoco. Perché? Perché ogni università avrà una numerazione delle matricole, cioè, che non dipende da quella dell'altra università. Non è che quando bisogna dare un numero di matricola, uno studente si telefona a tutte le università d'Italia a dire ma voi dove siete arrivati col numero di matricola? No, ogni università si gestisce la propria matricola in proprio appunto. Quindi anche qui, come per i letti dei reparti, ci saranno studenti che hanno la stessa matricola ma che stanno in università diverse. Questo significa che la matricola da sola non basta identificare lo studente, bisogna specificare anche qual è l'università, un po' come abbiamo fatto per l'ospedale, dove abbiamo detto che il numero da solo non basta per il letto, ma bisogna abbinarlo al reparto. Mentre nell'UML non c'è un modo di rappresentare graficamente questa situazione, qui invece c'è. Matricola, quindi, non la si va a indicare come identificatore univoco, cioè non si mette il pallino pieno in matricola. Si fa attraversare matricola da una linea che termina con un pallino pieno che va a incrociare questo arco che congiunge l'entità all'associazione. Questo vuol dire, va letto così, matricola è un identificatore univoco se lo abbiniamo all'identificatore univoco di università. Quindi quando andremo poi a creare la tabella, questa tabella avrà come identificatore univoco non università e numero di matricola. Dovete sempre fare attenzione, perché quando si verifica, cioè di non abusare di questo, cioè pensare veramente bene se siamo in una situazione di questo tipo. Intanto l'entità studente, quella che non ha un identificatore interno ma ce l'ha esterno, e si dice entità debole, perché normalmente questa entità non ha senso di esistere se andiamo a togliere l'entità, diciamo, forte. Tolta l'università, lo studente non ha senso di esistere in questo contesto, in questo esempio. E quindi si parla di entità debole. Inoltre l'associazione, ci può essere una identificazione esterna come questa,
solo se l'associazione è di tipo 1 a molti. Quindi fate attenzione, perché se invece avete una 1 a 1, una molti a molti, vuol dire che state sbagliando qualcosa. O l'associazione o la progettazione.